quando si sceglie di partecipare all'azione politica all'interno delle istituzioni, democrazia ma buonsenso vuole che le proprie ragioni si devono giustapporre alle ragioni degli altri, soprattutto che la logica degli scalini per salire fino all'ultimo piano vuole che tutto ciò che vorremmo sia fatto subito, se non è possibile farlo, non è una buona ragione per rinunciare a stare nelle istituzioni. Lo dico subito perché voglio evitare la facile critica di chi dice: allora che ci stai a fare? Non è scappando via, non è andando via che si risolvono i problemi, è partecipando e cercando di far valere le proprie ragioni e trovare un punto di sintesi anche quando questo non convince totalmente. Tra il nulla e il tanto c'è di mezzo il possibile. Qual è la situazione reale in materia di sicurezza? Partiamo da un dato di fatto: l'aumento di alcuni tipi di reati e la percezione di sicurezza conseguente è strettamente legato all'immigrazione clandestina. Ma non solo, anche all'immigrazione non clandestina, addirittura all'immigrazione regolamentare dei cittadini comunitari, che piaccia o non piaccia, che nel triennio 2004-2006 la prima nazionalità straniera per omicidi volontari, violenze sessuali, furti, rapine, estorsioni è quella rumena, che non fa parte della immigrazione clandestina, anzi è sempre immigrazione comunitaria e legittima. C'è la prima critica che sento di fare a me stesso, perché faccio parte di questo governo, di cui ho confesso la mia impotenza come forza politica attuale per poter cambiare lo stato delle cose. Devo dire, a onore del merito, che, anzi del demerito in questo caso, che nemmeno le forze politiche dell'opposizione di oggi e del governo di ieri su questo tema si sono fatti ascoltare, perché se è vero come vero che nel gennaio 2007 abbiamo la presenza dei rumeni, è vero soprattutto che questo è stato possibile perché negli anni precedenti non si è dato corso, nel mentre si ratificavano i relativi trattati, a regolamentare anche attraverso moratorie l'emissione dei rumeni. Quindi è una corresponsabilità collettiva della classe politica di oggi e di ieri. Vorrei ricordare quindi a me stesso, alla classe politica, a tutti, che se è vero come è vero che la sicurezza è un diritto, questo diritto è garantito dalle convenzioni europee e dal trattato europeo di istituzione dell'Unione Europea. Da ciò scaturisce il dovere, non il diritto, il dovere di considerare la regolamentazione dei flussi anche con riferimento ai paesi dell'Unione Europea. Oggi della Romania, ma domani, nel 2009, di altri e molti altri paesi ancora dell'est. Quando parliamo di sicurezza nel nostro paese, parliamo di sicurezza con riferimento al fondamentalismo islamico, al terrorismo internazionale, ma parliamo di sicurezza anche con tutto ciò, con riferimento a tutto ciò che avviene quotidianamente: furti, rapini, stupri, violenze sessuali, che non c'entra niente con il fondamentalismo islamico. L'Italia dei Valori deve rilanciare la propria azione di governo, di informazione e di azione con riferimento alla necessità di una regolamentazione, ivi compresa la moratoria, per quel che sono, i cittadini che pur entrando nell'Unione Europea debbono fare i conti per quel che sono le regole e le necessità del nostro Paese. La percezione di sicurezza una volta era rivolta con molta attenzione alla criminalità organizzata, perché faceva spaccio di droghe, furti, essere, rapine, estorsioni, sequestri di persone, eccetera. Adesso la criminalità organizzata non è che non fa più reati, è che si è messa la giacca, la cravatta e stanno negli istituti finanziari. Quel che succede nel mondo anche dei furbetti e quartierini, anche quella crea insicurezza. Rispetto a questo fenomeno nuovo, come ha reagito la politica di istituzione? Sono al governo, quindi non posso e non mi compete più, dopo un anno e mezzo, lamentarmi di ciò che di male ha fatto, di bene non ha fatto il precedente governo. Però una fotografia la devo fare.
Abbiamo trovato un paese con una fotografia distruttiva in materia di giustizia, anzi distrutta. Abbiamo trovato una giustizia bloccata che non funziona, e lo abbiamo trovato semplicemente perché c'era necessità personale di specifici soggetti che aveva interesse a che la giustizia non funzionasse per motivi personali, e che quindi ha piegato l'interesse generale in materia di legislazione giudiziaria a fini personali. Questo è il dato di fatto. Il dramma delle cosiddette leggi ad personam non sono i beneficiari in sé perché l'hanno voluto, ma il fatto che essi poi si sono dovuti applicare, si devono applicare evidentemente a tutti quanti. Gli strumenti a disposizione della giustizia, cioè i mezzi e uomini, sono stati compressi e ridotti, e le regole processuali sono state a tal modo dilatate per arrivare sempre alla impunità, non alla verità. A questa si è aggiunta un altro dramma, che è una fotografia: la criminalizzazione delle istituzioni giudiziarie e di contrasto alla criminalità. Non solo non doveva funzionare lo strumento processuale, ma ogni volta che qualcuno di buona volontà si attivava e faceva in modo che questo strumento potesse comunque funzionare, allora questo veniva criminalizzato all'insegna del dire quel magistrato ha sbagliato, così portando a un'equazione terribile: l'unico modo per non sbagliare è non fare nulla. Non la difesa all'interno del processo, in via introprocessuale degli errori, ma la criminalizzazione del magistrato e la difesa dal processo. La magistratura è stata criminalizzata a tal punto che oggi non si capisce più, e non ce la possiamo più prendere col precedente governo, perché noi siamo peggio del precedente nel criminalizzare la magistratura. È un'angoscia che io sento, e lo sento, e con queste parole, queste parole mi scorrono dal cuore, non perché mi vengono adesso per la prima volta a dire, ma perché sono le stesse parole, con la stessa angoscia, con le stesse urla che ho fatto all'interno del Consiglio dei Ministri. Nessuno mi dà torto, ma è stato deciso diversamente. Questo è il dramma di chi sta dentro l'istituzione, deve fare una scelta di campo. E quindi che cosa facciamo? Si manda tutto all'altro paese? Perché non ve ne andate? Se ce ne andiamo, torna quell'altro che l'ha inventato la criminalizzazione della magistratura. Ecco perché c'è bisogno rispetto a questa discussione di questi giorni, il partito di qua, il partito di là, le regole, cioè si parla di fumo e non si parla di arrosto. Quando a noi è stato chiesto e quando a me verrà chiesto in nome di questo partito, io dirò: ma con chi stai, con quello e con quell'altro? Domandere, e dobbiamo domandare, per fare che cosa? Non solo con chi, non basta più con chi. Con chi era la coalizione per partito preso? È necessario capire per fare che cosa. Noi abbiamo proposto una legge nostra, dell'Italia dei Valori, sull'immigrazione, che è sulla falsariga della Turco Ferrero, ma che è più restrittiva in ordine a rispetto delle regole del gioco. Per esempio, con tutto il rispetto per la solidarietà, c'è un momento in cui arriva, e se arriva e arriva, 22.000 ne sono arrivate l'anno scorso, di immigrati clandestini sbarcati, sono sbarcati, e c'è un momento in cui, tra il momento in cui arrivano, l'identificazione, e il momento in cui li rimandi via, se lo mandi via soltanto con un biglietto, ti prego di andare via, e se come lo ricevono, lo identifichi senza documento, ma soltanto sulla base di quel che ti dice, è una presa in giro. Quindi non chiamiamolo più CPT, chiamiamolo come vi pare, ma un luogo di assistenza, non di detenzione, ma un luogo. Ci deve essere. Abbiamo detto, bisogna fare tutte queste leggi, ma non sono immediatamente operative. Cioè, fare i disegni di legge sono solo pie intenzioni se il Parlamento non se ne fa proprio. E il Parlamento non riesce a farsene proprio non perché non lavora, perché i regolamenti parlamentari sono tali per cui è più facile fermare i lavori che farne andare avanti.
Ecco l'altra proposta che dobbiamo fare e di cui ci dobbiamo assumere la responsabilità. Il pacchetto sicurezza sono 4, a cui si è aggiunto un 5 su nostra specificazione, il 5 lo dico subito, che era il reato di falso in bilancio, perché cambiavano tutte, perché è quello. In materia di sicurezza urbana, una maggiore accentuazione in termini di custodia cautelare per i reati aggravati d'arte sociale, l'abolizione della ex Cirielli, quelli che facevano la prescrizione breve, tale per cui i reati andavano sempre prescritti. Se queste norme fossero leggi, oggi avremmo una percezione di sicurezza di noi.